Piano del colore. Cosa garantisce? Continuità visiva, assetto cromatico, evitare che il singolo edificio danneggi l'immagine del borgo. Armonia. Coloriamo la nostra città. Sì, ma quali sono le regole? Le regole del colore. Rispettare indicazioni e vincoli comunali e condominiali, evitando di porre in essere delle azioni che potrebbero condurre a qualche sgradita sorpresa. Valorizzare l'immobile senza che prevarichi su altri. Armonizzare scegliendo tinteggiature e materiali idonei al contesto del borgo e del paesaggio. Autorizzazioni comunali. Se le pareti interne, in linea di massima, possono essere pitturate in maniera libera e priva di vincoli, il discorso è diverso per quelle esterne. L'edificio esterno è parte integrante di un paesaggio urbano e dunque le pareti dovranno adeguarsi alle regole predisposte dall'ufficio tecnico del comune. Prima di procedere a ridipingere le pareti esterne o comunque effettuare qualsiasi intervento sulla superficie esterna dell'immobile, sarà dunque necessario verificare con il proprio comune il piano del colore. È stato scelto per esempio questo. Perché? Perché offre continuità visiva con gli edifici circostanti, ha un buon assetto cromatico, evita che il singolo edificio danneggi l'immagine del borgo degli edifici che lo circondano ed è in armonia col paesaggio. Colori caldi, freddi, neutri. Colori primari, colori impossibile da riprodurre mediante mescolanza. Colori complementari. I colori complementari sono delle coppie di colori che si trovano al lato opposto del cerchio cromatico. Una caratteristica fondamentale di questi colori è che quando vengono mescolati tra di loro perdono di tonalità e tendono a creare un colore intermedio della scala dei grigi. Per questo motivo bisogna stare molto attenti a come si usano. Vengono spesso utilizzati nel design, nella grafica e nella coloritura anche di edifici.